Ieri c'è stato un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica molto importante in prefettura col prefetto Pantalone alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e il procuratore della Repubblica. Un comitato molto proficuo dove si è fatto il punto sul lavoro enorme che stanno facendo la magistratura e le forze dell'ordine su tutti i territori della nostra città e molto anche su Ponticelli. Abbiamo fatto il punto sulle iniziative che il Comune di Napoli sta mettendo in campo, soprattutto sul disagio giovanile, sulla cultura, sulle scuole, sul rafforzamento dei servizi, si è convenuto di rafforzare una sinergia forte tra tutte le istituzioni e quindi vedo diciamo, un momento di, di alta collaborazione istituzionale su temi strategici e si è anche su convenuto su quanto importanti siano stati i risultati delle istituzioni tutte in questi mesi sui nostri territori, a, compreso, a cominciare da, da, da Ponticelli dove tra l'altro proprio l'altro giorno si è raggiunto un risultato per noi importantissimo, quello dell'assegnazione di 50 alloggi popolari a circa 2 300 persone, fatto un criterio di assoluta trasparenza a Rione dei Gasperi, che è un segnale forte soprattutto per le fasce deboli. Quindi un buon comitato e questa è la direzione giusta per, per la sinergia tra istituzioni nel contrasto al crimine e per rafforzare la sicurezza urbana nei nostri territori.